ragazzi, io sono Ghisus e oggi siamo in compagnia di Diso 95 su Erstein. Ehi! Ok, siamo qui. Diso, mi aveva lanciato una sfida, non è stato rilevato il microfono, what the fuck? Ho deciso di accettare la sfida che Diso mi aveva lanciato un mesettino fa riguardo al fare una battaglia su Erstein, una partita, con dei mazzi totalmente ignorantissimi, con le nuove carte di Karazhan. La sfida... i mazzi della sfida sono mazzi che hanno delle carte di Karazhan, ma non solo, anche comuni e vincolate di qualsiasi set, no? Sì, praticamente la regola è tutte le carte comuni di qualsiasi set e l'importante è che le rare, mitiche e epiche siano quelle di Karazhan, in modo da incentivare, diciamo, la gente a comprare l'espansione, così facciamo anche pubblicità. Okay. Pubblicità perfetto. Allora, ah, ragazzi, naturalmente fate un salto sul canale di Diso 95, se no morite male. Davvero bel canale, hai parecchi iscritti comunque. Da quanto sei su YouTube? Allora, questa domanda me la fanno in tanti e la risposta di solito non piace. Allora, intanto seleziono appunto il mazzo che intanto noi parliamo mentre non c'è bisogno di fare strategie particolari. Due settimane, allora, sei da due settimane su YouTube e hai fatto... Magari, ci sono da due anni mi sa ormai, sì, ormai dovrebbero essere due anni. Vabbè. E la gente di solito ci rimane male perché dice, due anni hai fatto solo 400 iscritti. E dico, sì è vero, ho fatto 400 iscritti ma li ho fatti non facendo Clash Royale o Clash of Clans. Sì, no, guarda, quelli sono giochi che... maledizione, io li odio. No, io li provo, ma dopo mi stufo perché... perché dico, devi per forza shoppare... per andare avanti, purtroppo è la verità. Sono i free to play sono così. Sì. Non so se hai visto i video sul mio canale, io tratto anche Draken Sang Online, che è un gioco davvero davvero bello, ma lì purtroppo ti tocca shoppare. Sono shoppi. Poi, anzi, guarda, non so se si vede. Ho preso questo. Ah, World of Warcraft, bellissimo. Oh, ci sto giocando anch'io. L'ho preso l'altro giorno, contiene le prime 4 espansioni, ho intenzione di giocarci almeno per un po', vedere com'è. E anche questo è un gioco... bello che però purtroppo allora, devi pagare. Sì, lo so perché ho comprato Legion di recente e... guardalo lì col cacciatore, guardalo. Allora, sicuro di vincere. Ma cosa sicuro di vincere? Io il cacciatore non lo uso probabilmente mai. Probabilmente vincerai, guarda, era stata la mia seconda scelta, ma ho optato per questo. Per il paladino. Paladino. No? No, ecco, ma quando lo deve fare uno sbaglia sempre. Sarebbe troppo scontato, no? Un esito... No! Cosa mi ha messo? Ok, Sylvanas, ti devo preoccupare. Malkezar di figli. Ok, un muro, uno scudo, va bene. Non... nessun problema, direi. Appena mi parte per dietro, là! Yes! Oddio, non vedo niente, ok, 5-4, perfetto. Volevi? Ok. No, ma dai, ma che culo, ti ha tirato sul drago del tubo. Da. Però sono stato stupido perché lo dovevo fare prima. Lo dovevo fare prima! No, vabbè, ma esplode, ne parte via solo uno. No, mi parte via anche l'altro, il minion. Ah, sì. Però è vero, sì, vabbè, c'ho un 8-1. No, c'hai un 8-1, lamentati pure. Tutto danni in the face. Perfetto. Cioè, Rexar che prende danni in the face è proprio... cioè... Sì, contro un paladino. Il contrario di quello che dovrebbe succedere. Funziona solo sulle menti deboli o semplici, vabbè. Stessa cosa, sempre menti solo. Stessa roba. Malkezar ti ha creato quello! Eh sì, vuoi le carte leggendarie? Gioca Malkezar! Io ti dico solo che vedo tutte le realtà. Ah sì, lui vede tutte le realtà. Va bene, proviamo. Come mai ho rinvenuto? Ah, perché c'ho Bran, ok. Sì, posso... è vero. No! Rinvenute due, mi ero dimenticato. A questo punto, direi... uno... No. Sì! Sì, guardali lì come si pompano! Guardali, sono 4, lì. 4, 3, non lo so, 5, 5, lava della Dunato. Creata da Scaravengio lì. Penso di essere lì. 5, 9... No, sì, è l'ar. Sì, sei preciso! Bisogna ammettere che sei preciso! Madonna! E vince la prima! Oh, bisogna fare la bella se vince la seconda, eh! Se vinco la seconda, la bella? Ok. Medi! Visto che siamo in tema...
Sì, faccio proprio le cose contro... No, non è vero, dai. Non voglio casarmi questa volta. Allora, considerando che dopo il tuo secondo turno io farei questo, e avendo solo il risonatore, che cosa... Esatto. No! No! Vabbè, dai. Ok. Perché non ho fatto niente. Ok. Maledizione. Vabbè, dai, fine turno. Chi è che mi chiama il cellulare? Lasciatemi stare. Come dirti no? Allora io faccio così. E fai il cacciatore. Dico che non può essere trappola di serpi, ma sicuramente è al 90%, come Cristo si chiama, quella nuova, cilindro nel cono, non me la ricordo più, quella che quando lancio una magia si attiva. Gioca le magie, gioca le magie. Sì, sì, tranquillo, gioca le... Dai. Appena giochi una carta per cui valga la pena giocare una magia, gioca una magia. Posso stare così tutto il giorno. Secret a go go, e mi dirai, dove sono finiti i suonatori? I servitori, dai. Ok. Ah, ovviamente le carte che tira su lui possono essere qualunque, nel senso. Ah, sì, sì. Vediamo. Ok. Quello... Ah, guarda, mi fai già anche sprecare un turno. Dovrei essere contento. No, guarda cosa mi costringe a fare. Cioè, ti costringo a fare ordine di morte su un 6-3. Ma... Cioè, piuttosto solito... che beccare un 6-3 in faccia, io spreco ordine di morte. Si usa come chiusura di solito. Ah, cosa cazzo? No! Anch'io! Bellissimo! Il nuovo dragone di mana. Intelletto arcano. Va bene. Pesca, pesca. Quante carte c'hai in mano? 4, 5... Ah, ok. Ok, ok, perfetto. Sto cominciando ad avere paura del numero delle carte che hai, ma... Pecora, giustamente. Un gufo messo a pecora. Facciamo un mischio tra... Gioca... Come si chiama? Oddio, non mi viene in mente. Milausman a lampo, dai, gioca Milausman a lampo. Ti dirò, potrei anche averlo in mano. No, è vero, io non lo so, però se hai Milausman a lampo non giocare. Cioè sono, oppure vinci in quel turno, cioè. No, rimango passivo, guarda. Sono due le cose. rimango passivo. Non faccio niente. Rimani passato di verdura. Ti aspetto. Ale, via. Mi strappiace. Perché due medi, cioè, perché due medi, meglio di uno. È Medi Inception. Ciao Marketer. Allora, che facciamo di bello? Ho sconfitto la versione minion di Medivh. Adesso manca l'eroe. Vabbè, ti devo dire grazie, credo. Il Mukla? Direi che vado in da Mukla. In da Mukla. Allora, il tempo mi ha perso. Guarda, se ti dico che l'ho pescata adesso non ci crederai mai. No. No, ma poi 4, cioè nel senso 4, là, perfetto. E guardalo. Ti è arrivato in ritardo. A me è arrivato prima. A posto. GG. Però facciamo così. Ciao. Facciamo così, il prossimo turno sono 15 danni. Però mi sa che sei vital. Che il fuoco vi purifichi. Allora io riderò in ritardo perché le cose ti arrivano in ritardo. Dai, spara. Io ho sparato, adesso lo vedi. No! Lui! Ma fra tutti! Ma perché? Perché sennò non c'è gusto! Cazzo! Vai Ragnaros! No, Ha sbagliato, però va bene. Ha sbagliato! No, me l'hai spoilerato, mi è arrivato 2 secondi dopo. Ah, scusi, perché c'è stupidità. Speriamo che Ragnaros sbagli. Allora, io non spoilero, quindi... Palla di fuoco. No, aspetta, scusa, chi te l'ha creata quella?
Bambling Books? Bible... No, ma dai! Te l'avevo detto io! Io che ci manca la terza! Ah, il mago brucia! Il mago brucia! Bello, bello, mi hai ustionato le chiappe! Terza partita contro Aegisius, vediamo come andrà a finire, sta uno pari. Vediamo, inizio per primo. Non me la meno. Quindi dico che vinci tu, quindi non me la meno. Ecco. Partire di primo con lo sciamano. Non è una bella roba. Cavolo, ma lo sciamano. Me l'hai spoilerato. Oddio, il bug! No, ancora, di nuovo. Non l'hai visto, ti sei perso una carta di Malkezar che era rimasta fuori dal mazzo. Mamma mia, le cose belle. Bellissimo. Ah, i Murloc. Che poi io ho sempre pensato si chiamassero Marloc, invece si chiamano Murloc. Cioè proprio come si dice all'italiano brutto. Ok. Va bene, campo libero. Io mi sento molto libero. Vediamo di... Io non, dammi il totem, non mi sento qualcosa più di buono. Oh, ma grazie. Sti cazzi. Allora. Guarda, è quasi, lo preferisco quasi al 4-3. Cioè al 3-4. Così. Se la odio quella carta! Se serve luce. Serve luce, questo ho deciso di tenerlo. A lei la mossa! La odio quella carta! Come fa a essere un 7-6 che ti dà sovraccarico 2? È comune. Sì, so che è comune, ma non capisco come sia un 7-7 che ti dia sovraccarico 2. Ma guarda che vuol dire, cioè due di sovraccarico a casa mia sono un botto. Ma dai, ma te la sprechi così? La tua arma vincente, la tua arma finale. Ah, ecco, ti tocca giocare qualcos'altro. Edwin Van Cleef. Come fai tipo, a essere Edwin Van Cleef? No, magari te l'ha data Malkezar. Ah, giusto, sarebbe stato bello. Cavolo, tipo hai giocato 30 card. Sto pensando, passata. Sì, sto pensando a chi farlo. Telepatia. Telepatia portami via. Allora. Cosa fare? Sì, cosa fare? No, se seriamente. Allora, se io faccio così... Fammi pensare. Bravo. Faccio così e poi faccio così. Vale. Beh dai, ti sei dato abbastanza da fare, no? Ma minchia se mi sono dato da fare, ho 3 carte in mano. Dai. What? È utile questa. Non te lo aspettavi? Come da crea, cioè perché poi è la stessa cosa di Nati il pescatore, mi è così. Ma anche altre carte hanno la stessa. Sì, come Antonidas e Tyrion Fordwy, ma lì in realtà è stato un errore perché non gli hanno messo un tema. Povero Tyrion Fordwy, è lo stesso di Antonidas. Ma grazie. Sono gentile. Vabbè. Però ti conviene. Ok, non ti è convenuto. Scusa, ma io mi... Allora, un attimo, eh. Ah, guarda che figata. Uno. Tu non prendere candela. Ci sono in World of Warcraft. Se tu non prendere candela, io prendere candela. Quindi, andiamo così. Ah, Executus, dai. Ok. Dai, facciamolo andare bene. Adi, mi tocca tradare. Sì, lo so che chi sta guardando il video ho fatto una cazzata, lo so, ma ho voluto giocare così. Quindi non rompete le palle nei commenti poi. Guarda. Ti voglio mettere un po' di fretta. Solo per quello. Ok. Vediamo se ho fatto bene. Furia del vento. Va bene. No, penso che abbia vinto tu. Bella giocata. Se vuoi, guarda, non ho mai visto
Vabbè, te lo dico, c'ho artigli spiritici e dardo fulminante, quindi bella giocata. Però in tutti gli anni che ho giocato a Hearthstone non ho mai visto qual è il potere upgradato, il potere eroe upgradato di questo qui, di Thrall. Ah, fallo, tanto hai vinto, non ho niente, ma cioè ti dico che vabbè, se mi paro il culo per un turno forse, neanche. Voglio vederlo. Praticamente scegli un totem a tua scelta. Però non l'ho giocato mai neanche, cioè i poteri eroi upgradati non... L'avevo cantato, ma tu scelto, sì, sempre fra i tre? Quattro. Vita, vita. Fra tutti e cinque? No, no, vita, fuoco, salute e vento. Ah, ok. Quella cosa lì. Posto che capitarti casuali, te li scegli tu. Va bene, va bene. Dello sciamano. Ho avuto fortuna, dai. No, è che forse era fatto un po' a caso. Prossima stagione, prossima sfida. Adesso siamo in autunno, in inverno altra sfida, eh? Sì, in inverno decisamente altra sfida. A proposito, in primavera mi sa che esce la nuova espansione e se non ho capito male dovrebbe riguardare i titani. Quindi, sì. Bello. Sì, e pensavo di inserire anche altri due eroi che dovrebbero essere il Pandarian. Non so se lo conosci, e il cacciatore di demoni. Sì. Mi sono divertito veramente tanto, spero vi siate divertiti anche voi. Passate sul canale di Ultimate Gamers, lasciategli un bel like a tutti i video, seguitelo. Iscrivetevi al mio canale di Diso95 e al suo. Noi ci vediamo, come sempre, tutti i venerdì al prossimo gameplay. Ciao a tutti però! E anche da me è tutto, quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video è piaciuto, lasciate un commento, metti piace, iscrivetevi. Naturalmente passate per il canale di Diso95 e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi... Bella ragazzi!